Prima Fila Magazine. E oggi andiamo anche al Teatro ITC di San Lazzaro. Prosegue una rassegna che si chiama Oltre il palcoscenico. Sono dei weekend di spettacoli, laboratori e film per incontrare e conoscere, sperimentare esperienze artistiche contemporanee di teatro. E questa settimana è protagonista il Teatro delle Albe. Ne parliamo con Marco Martinelli. Marco, benvenuto. Grazie. Intanto due parole sul Teatro delle Albe, che è una realtà ravennate che ha avuto un certo riscontro un po' in tutta Italia. Più che un certo riscontro, sono 40 anni che segniamo il teatro italiano e internazionale, quindi non è un certo riscontro, se mi posso permettere. Certo. È una delle realtà, la nostra, come l'ITC che ci ospita, che continuano con testardaggine a cercare di dare senso al teatro. Un'arte che oggi è, mentre è stata centrale nella società per 25 secoli, dal Novecento in poi è un'arte che è andata nei margini, è nel suo angolino, ma dal suo angolino non smettiamo di pensarla come un'arte invece essenziale per la civiltà, e quindi è proprio il segreto, il cuore dell'incontro tra le persone, perché questo è nella sua radice il teatro. Allora, si comincia con un laboratorio condotto da Alessandro Renda, e poi in particolare volevo segnalare che ci sono due spettacoli che voi proponete all'ITC. Sì, sono due mie drammaturgie, Slot Machine e Saliti da Brescello, e sono la prova che il teatro non deve limitarsi a essere il museo dei testi del passato, ma deve continuare a gareggiare col cinema, con la letteratura, a raccontare il presente, perché questo è stato il grande teatro delle epoche passate, da Eschilo a Brecht, raccontava il presente, raccontava il tempo dei viventi. E queste due drammaturgie, appunto, Slot Machine è evidente fin dal titolo, racconta la tragedia del gioco d'azzardo, una piaga della nostra società italiana e non solo, una piaga dell'Occidente, perché parliamo di milioni di persone a cui il gioco d'azzardo ruba l'anima letteralmente e la vita, e sono famiglie distrutte, ed è tutto un sacrificio al dio denaro alla fin fine, perché è veramente una forma di sacrificio umano dei nostri tempi, persone dilaniate e distrutte da questa ossessione. E dall'altra parte invece Saluti da Brescello racconta, prendendo le due figure di Peppone e Don Camillo della saga di Guareschi, anzi prendendo proprio le loro statue in bronzo, quelle che tutt'oggi sono nella piazza di Brescello, raccontano invece come questo comune della nostra regione si è diventato il primo comune sciolto per infiltrazione mafiosa. E quindi racconta un veleno che da diversi anni si sta entrando nella nostra così tanto amata terra attorno al fiume Po, ma sul quale non possiamo non essere attenti, non possiamo suonare tutti i campanelli d'allarme. Il testo lo fa anche giocando sull'ironia, non poteva non farlo, partendo proprio da due immagini potenti e comiche come sono quelle del sindaco Bottazzi e di Don Camillo. Ecco, gli spettacoli di cui abbiamo parlato sono domenica alle 16.30 all'ITC Slot Machine, alle 19 Saluti da Brescello. Infine c'è sabato invece alle 18 all'ITC Studio, che è un'altra struttura gestita dall'ITC Teatro, sempre a San Lazzaro di Savena. C'è la proiezione di un film, sempre tuo Marco, che è The Sky Over Kibera. Kibera è lo slam più grande di Nairobi. Immenso, non si sa esattamente se sono 800.000 o 1 milione le persone che vivono lì nelle baracche in una condizione di estremo degrado. Io sono andato a lavorare per un paio d'anni a Kibera e a mettere in vita, preferisco dire mettere in vita più che mettere in scena, la Divina Commedia con 150 bambini e adolescenti di Kibera. Ed è stato un viaggio meraviglioso per tutti noi, partendo proprio da questo uomo perduto in una selva oscura, a partire dal fatto che Kibera vuole proprio dire selva, foresta,
quindi abbiamo messo in relazione il viaggio di Dante con il viaggio di ognuno di questi bambini e adolescenti, no? Cosa significa vivere dentro un inferno? Che speranza abbiamo di poterne veramente uscire? Insomma, come avete sentito, un weekend intero di teatro dedicato al Teatro delle Albe, con laboratorio, proiezione di un film, due spettacoli da seguire in questo weekend al Teatro ITC di San Lazzaro. Ringrazio Marco Martinelli del Teatro delle Albe per essere stato con noi. Grazie a te e a tutti quelli che ci ascoltano.